Nervisor è una piattaforma che ha l'obiettivo di mettere in contatto advisor e startup. Dunque, questa è una situazione in cui tutti quanti ci siamo trovati, ovvero il momento in cui nella nostra startup dovevamo risolvere un problema e non avevamo le competenze per farlo. Quindi la nostra idea cerca appunto di dare una soluzione a questo problema. Ecco come farlo. Allora, The Advisor è una piattaforma di business dating, ovvero un sistema appunto che mette in comunicazione startup e advisor. Le startup sulla piattaforma possono cercare le competenze di cui hanno bisogno in quel preciso momento e quindi sceglierle tra una lista che gli viene proposta. Allo stesso tempo gli advisor possono proporsi, possono presentare le loro professionalità, i loro skill, possono presentare quello che offrono alla startup, sia in termini di competenze, sia in termini di tempo che possono mettere a disposizione, sia in termini eventualmente anche di capacità imprenditoriali piuttosto che di mani appunto che possono dare agli startup. Inoltre sulla piattaforma sono presenti dei tool che agevolano il deal tra lo startup e l'advisor stesso. Tutto quanto è governato da un sistema di ranking bidirezionale tra la startup e l'advisor, che permette appunto di poter avere una reputation, di poter dare dei feedback agli eventuali deal che vengono chiusi sulla piattaforma. In sostanza il sistema non fa altro che mappare in maniera precisa le competenze di questi professionisti, quindi degli advisor, per poterle poi offrire alle startup che ne hanno bisogno in quel momento. Una cosa molto importante appunto perché la startup deve cercare di risolvere nel minor tempo possibile il problema che gli si presenta, quindi trovare la figura che è necessaria per risolvere quel problema. È un mercato molto importante anche in Italia perché indicativamente abbiamo circa 1000 startup all'anno che nascono in Italia, solo nel mercato italiano, anche se la piattaforma comunque si rivolge a un mercato internazionale. Molto importante è il piano di marketing per riuscire ad andare a prendere appunto il target a cui facciamo riferimento, che è sia gli advisor che gli startupper. Molte volte il target è lo stesso, cioè chi è advisor è anche startupper. Abbiamo già tutta una serie di azioni volte appunto ad andare a raccogliere queste persone per portarle sulla piattaforma e quindi dare un valore aggiunto. Abbiamo lanciato in questi giorni anche una prima saga per capire quello che potrebbe essere l'appeal di una piattaforma del genere e abbiamo avuto conferma che comunque è un qualcosa di interessante. Oggi la startup fa fatica a trovare le competenze necessarie quando gli mancano, come spesso, e soprattutto non so dove andare a cercare. Il revenue model è misto, nel senso che abbiamo una prima fase dove con gli account premium in sostanza noi proponiamo un try and buy, quindi è possibile provare la piattaforma perché il valore aggiunto c'è quando si crea un deal, quindi una volta che viene effettuato il deal viene proposto poi dopo il pagamento da parte solo dell'advisor. L'accesso alla piattaforma per la startup è gratuita, l'advisor invece anche per mantenere un livello qualitativo di un certo tipo dovrà pagare per avere un servizio del genere. In un secondo momento ci sarà un sistema di equity dove la piattaforma, una volta che il deal viene chiuso, potrà entrare in società appunto con la startup stessa. Abbiamo fatto alcune simulazioni per appunto verificare che ci fossero degli elementi importanti anche dal punto di vista di revenue che possono essere generati da un sistema simile. Il nostro piano prevede uno sviluppo di questo tipo, quindi beta, il lancio globale con l'attività che abbiamo visto prima di marketing, fino ad arrivare al modello di equity in una fase 2, anche perché ci sono delle problematiche da andare a risolvere a livello di organizzativo da approfondire. Questo è l'investimento a grandine che abbiamo stimato appunto relativo alla realizzazione di tutto il processo, la timeline che avete appena visto. Ecco, cosa molto importante, il nostro team direi che è molto equidistribuito, nel senso che oltre a un gruppo di sviluppatori validissimi che hanno in una quarantina di ore neppure sviluppato un MVP che dopo vi facciamo vedere, siamo già online, abbiamo anche realizzato la parte di business planning e con gli altri ragazzi che mi hanno supportato sul marketing abbiamo già lanciato alcune campagne. Giusto a titolo indicativo, sulla fanpage che noi abbiamo
so che abbiamo pubblicizzato la cosa, abbiamo già un 500 adesioni di persone interessate per questo tipo di progetto. Perfetto. Basta? Sì. Grazie.